Ciao a tutti, anche oggi mi raccomando, moto fissa in box sul cavalletto e tutti in casa a lavorare in smart working o a stare con la famiglia. Poi chi come me ha la fortuna di avere il box collegato alla casa può anche evadere un po' dal computer, dalla famiglia, dai figli ululanti e dedicarsi alle coccole alla propria moto. Io per esempio oggi ho controllato la pressione delle gomme, la carica della batteria, ho oliato la catena, insomma, sono stato con la mia moto. No, non ve la posso far vedere, non ve la posso far vedere, se no dite che il direttore di motociclismo non è super partes, che il direttore di motociclismo ha quella moto lì, a parte che oliando la catena già qualche indizio ve l'ho dato. Ma voglio tornare serio a questo tema del coronavirus che tutti dobbiamo affrontare con grandissimo senso di responsabilità e oltre a questo però io vi volevo mostrare e raccontare noi di motociclismo attraverso le parole dei più importanti rappresentanti dell'industria della moto in Italia come la stanno vivendo loro in questo momento. Vi saluto dal mio box. Ciao! Stiamo lavorando a ranghi ridotti, assicurando tutte le funzioni principali ed essenziali a livello aziendale appunto, e commerciale per poter soddisfare tutti i servizi di vendita, di distribuzione, spedizione delle moto, assistenza e ricambi. Le poche persone che lavorano appunto in azienda non fanno altro che rispettare tutte le norme e le procedure in vigore per tutelare appunto la salute dei nostri appunto colleghi. Oggi le spedizioni appunto sull'Asia sono riprese, la Cina sta gradualmente tornando a lavorare e alcuni paesi extraeuropei confermano appunto le moto e non sappiamo realmente appunto quanto questa situazione verrà appunto a termine e quindi non stiamo annullando degli eventi, ma li stiamo appunto solamente posticipando. Questa è un attimo appunto la situazione che si evolve naturalmente di giorno in giorno e cerchiamo sempre di poter assicurare un ottimale servizio di vendita e di post vendita per tutti i nostri importatori, concessionari e i nostri appunto clienti finali. Vi ringrazio, un caro saluto appunto alla redazione appunto di Motociclismo e a tutti i lettori. Momento di particolare emergenza, una raccomandazione a tutti. Cerchiamo di uscire il meno possibile. Quando tutto questo finirà, andare in giro con le nostre moto sarà ancora più bello. In questo momento la nostra azienda continua ad essere aperta. Circa il 60% dei dipendenti effettua lo smart working. Per le restanti persone, per le maestranze che rimangono all'interno, abbiamo previsto una serie di procedure, rispettando le normative vigenti, di massima sicurezza: guanti, mascherine, distanze di sicurezza, sanificazione periodica. E in questo modo cerchiamo di tutelare la salute di tutti quelli che lavorano in Benelli. Per ciò che riguarda i nostri prodotti, noi abbiamo una situazione in Cina in cui la nostra casa madre ha ripreso l'attività produttiva e nello stesso tempo abbiamo scorte sufficienti per far fronte alla stagione, sperando che tutto ciò finisca più presto. Fantic dall'inizio della scorsa settimana ha deciso di chiudere l'azienda e di rendere operativi smart working gli enti aziendali dove è possibile, per cui l'area tecnica, i smart working, l'ufficio acquisti, l'ufficio commerciale, l'assistenza tecnica per continuare comunque a dare delle risposte ai nostri clienti. Tutti a casa, a lavorare a casa. Questo è il mandato che abbiamo definito in questi giorni. Le persone arrivano prima del sogno della Fantic e le persone realizzeranno il sogno della Fantic. Tutti insieme riusciremo a fare il rilancio di questa fantastica azienda. Se passate questa avventura, troverete e vedrete un pazzo fanatico scorrazzare in giro per l'Italia col suo cavallero per scaricare tutta la rabbia, la tensione, la voglia di ripresa che ha in questo momento, fatevi pure un fare di saluto che saranno molto graditi. Oggi è il tempo del sacrificio, è il tempo di rimanere a casa, dobbiamo tutti rimanere a casa. Il virus è più forte di ognuno di noi.
ma noi tutti insieme riusciremo a sconfiggere questo virus. Ciao amici a due ruote, è un momento complicato, è un momento difficile per tutti quanti, però dobbiamo stare tranquilli. Anni e anni che abbiamo cercato di trovare il tempo per stare in garage, per pulire le moto, per lubrificarle, finalmente abbiamo un po' di tempo anche per noi. Arriverà la bella stagione, arriverà il momento in cui le possiamo tirare finalmente fuori e ci divertiremo. Noi siamo pronti, la nostra rete è pronta, con tanti bei modelli, tante belle cose. Anche voi dovete essere pronti, dobbiamo avere tutti un po' di pazienza, quindi a presto, dai, ci troviamo presto per strada con un lampeggio. Ciao! KTM e Husqvarna Italia operano già da 2 settimane in modalità di telelavoro per dare supporto alla rete di concessionari. Concessionari che in realtà da venerdì, in linea con le nuove disposizioni, sono chiusi. Per quanto riguarda casa madre, è stato diramato un comunicato ufficiale venerdì pomeriggio che comunica la chiusura dal 30 marzo al 10 aprile, di fatto anticipando la pausa pasquale. Sono state date anche delle indicazioni in termini procedurali da seguire per limitare i contatti e la possibilità di diffusione del contagio per chi non ha la possibilità di operare in telelavoro. Per quanto ci riguarda, siamo flessibili e ci adeguiamo all'evoluzione degli eventi, pronti a ripartire con tanta voglia non appena tutto sarà finito. Ciao a tutti amici di motociclismo, questa situazione ha chiaramente un impatto sulla vita di tutti noi, ma la salute delle persone è al primo posto e quindi anche noi in Yama siamo in smart working e abbiamo deciso di chiudere le produzioni di MBK in Francia e Motori Minarelli qui in Italia fino al 22 di questo mese. Ma stiamo già pensando a quando ripartiremo, perché ripartiremo. Oggi ragazzi l'unica cosa che possiamo fare è quella di essere uniti e stare a casa, seguire le regole, meno contatti possibili, in modo tale da tornare il prima possibile alla normalità. Davvero mi piacerebbe che quell'orgoglio bellissimo dell'Italia dei balconi non venga fuori soltanto nei momenti di difficoltà o quando vinciamo un mondiale, ma possa essere un elemento costante anche passato questo periodo. E quando potremo iniziare la nostra meritata stagione motociclistica. Se restiamo a casa, ce la facciamo. Io resto a casa. Viva l'Italia! Ciao a tutti, sono Enrico Besso, direttore commerciale di Suzuki Italia. Anche noi, come la maggior parte delle aziende, penso stiamo lavorando in smart working, e questo per garantire la piena operatività e la consegna delle moto ai concessionari. In particolare in questi giorni stiamo proprio consegnando le nuove V-Strom 1050. Spero che presto tutti quanti possiate provarle e uscire da questa situazione. Quindi l'augurio di vedervi presto, numerosi, e tutte le nostre concessionarie in sella al nuovo V-Strom 1050. Ciao!